Benvenuti, gentilissimi telespettatori, ad una nuova puntata della rubrica Pillole giuridiche realizzata in collaborazione con l'avvocata Paola Anna Lacorte del Foro di Perugia. Vi ricordo che questa rubrica vi vuole informare su quali sono i vostri diritti e come difenderli. Oggi parleremo dei danni da insidie stradali, quindi innanzitutto bentornata avvocata La Corte, perché sono numerosi i pedoni vittime dei dissesti sui marciapiedi e sulle strade. Altrettanto numerosi sono gli automobilisti e principalmente i motociclisti e i ciclisti vittime di buche e voragini sulle carreggiate. Quindi bisogna porre subito rimedio a questa preoccupante situazione. Quindi, insieme all'avvocata Paola Anna Lacorte, cercheremo di capire cosa segnalare in presenza di queste insidie stradali e quando vittime, come difenderci. Quindi, come segnalare e a chi denunciare queste insidie stradali, avvocata? Le insidie stradali purtroppo sono sotto gli occhi di tutti quanti, sia i pedoni, sia automobilisti, sia ciclisti, sia motociclisti. Tutti coloro che hanno necessità di muoversi per una ragione o per un'altra ragione sono comunque vittime di questi manti stradali che molto spesso presentano delle insidie. I pedoni, i motociclisti, automobilisti, i ciclisti stessi non sono solo delle vittime, dei soggetti passivi che si ritrovano poi a dover percorrere delle strade malmesse, ma possono anche trasformarsi in soggetti attivi in quanto possono essere d'aiuto, assolutamente un grande aiuto, per le pubbliche amministrazioni attraverso una loro attività di segnalazione, con indicazioni esatte dei luoghi e delle circostanze che appunto non fanno ravvisare una sensazione di sicurezza sia nella normale passeggiata per un pedone sia nel transito con il proprio autoveicolo. Questa attività di segnalazione è un'attività che si sta espandendo a rete e che anche già il Comune di Perugia consente attraverso proprio un link che ha creato affinché i cittadini umbri e soprattutto quelli appartenenti al Comune di Perugia facciano questo tipo di attività e quindi siano promotori e comunque informino il Comune di quelle che sono tutte quante le problematiche presenti sul territorio. Il link sul quale è possibile fare queste segnalazioni è strutturato all'interno del Comune di Perugia, è segnalazioni servizi.comune.perugia/segnalazioni. Si potranno fare diversi tipi di segnalazioni. Ripeto, questa è un'attività molto importante perché si viene a creare una rete di informazione, di responsabilizzazione poi rispetto all'ente pubblico che è preposto a provvedere alla corretta manutenzione e ordinaria delle strade e dei luoghi comunque pubblici. In più, per questa necessità e perché è sotto appunto gli occhi di tutti che c'è una cattiva manutenzione sia del manto stradale sia dei marciapiedi, è nata anche un'applicazione quasi come un social network che è possibile scaricare anche sul proprio smartphone, con la quale è possibile fotografare immediatamente la problematica, scaricarla ed inviarla al proprio comune di appartenenza. Questa applicazione ha proprio un nome importante, gli è stato assegnato un nome importante, quale è Decoro Urbano. Quindi tutti quanti scaricando questa applicazione potrebbero attivarsi e contribuire nella segnalazione delle varie problematiche. Nel momento in cui noi segnaliamo e siamo parte attiva nel volere che la pubblica amministrazione provveda con celerità ad eliminare tutti questi pericoli che incombono su di noi nel momento in cui attraversiamo una strada il cui manto stradale è sconnesso, oppure è rialzato da delle radici degli alberi, oppure con delle macchie d'olio che potrebbero comportare degli scivolamenti. Purtroppo le casistiche e gli infortuni che si sono venuti a creare a causa di questa poca manutenzione o comunque di queste problematiche sono anche molto gravi. Ci sono persone che hanno rotto il femore, altri l'omero,
si va comunque a delineare una problematica sociale che porta e comporta poi dei costi. Quindi quali sono questi danni dovuti alle insidie stradali, avvocato? Allora, quali potrebbero essere questi danni? Perché dobbiamo far cercare di capire. Per quanto riguarda proprio i danni da insidie stradali, sono tutti quei danni che sono provocati dalla non corretta manutenzione del manto stradale. E quindi tutti quei danni provocati dal fatto che non si è intervenuti con una ordinaria manutenzione e quindi in violazione di quello che stabilisce l'articolo 14 del codice della strada in capo a tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti i gestori chiamati a mantenere in un certo modo e con decoro e in sicurezza le vie pubbliche. Questo tipo di danno lo vediamo nella presenza delle buche, come anche lei ha accennato inizialmente. Lo vediamo in quelli che sono dei marciapiedi con impercorribili, quindi buche, marciapiedi impercorribili, strade dissestate, come ho già accennato prima, anche la vegetazione selvaggia che impedisce una corretta visibilità. Ci sono diverse situazioni purtroppo che vanno gestite e controllate perché molto spesso possono provocare dei gravi danni soprattutto alle persone che sono anche chiamate a dover percorrere per un'esigenza di circolazione, per raggiungere il proprio posto di lavoro, per un naturale spostamento che fa parte della nostra quotidianità. Di certo noi dobbiamo essere messi in condizioni tali che questi spostamenti non diventino pericolosi per una cattiva manutenzione del manto stradale. La nostra prudenza deve esserci sempre e comunque, però certo dall'altra parte dobbiamo comunque fare in modo che questa prudenza non venga poi ad essere richiesta al punto tale da non provvedere poi alla manutenzione ordinaria del manto stradale. Quindi come vengono riconosciuti? Cioè il risarcimento qual è dei danni? Allora, interviene appunto l'articolo 2051 che è una responsabilità oggettiva in capo alla pubblica amministrazione o comunque al gestore di queste zone che hanno riguardato l'evento dannoso. Nel momento in cui un soggetto, siccome i danni che si possono verificare possono essere diversi, possono essere danni alla persona, se si tratta di un pedone, possono essere danni all'autovettura o anche all'autovettura oltre al soggetto che era presente certo. nell'autoveicolo, possono essere danni al motociclista, quindi possono riguardare danni sia alla persona sia alle cose, agli oggetti. Nel momento in cui effettivamente abbiamo purtroppo la sfortuna di incappare in uno di queste situazioni, la prima cosa che dobbiamo fare necessariamente è quella di chiamare le autorità affinché le stesse possano provvedere e rilevare e verbalizzare che l'evento è stato causato proprio dalla presenza di una strada sconnessa o di un'insidia che non era percepibile da parte del soggetto coinvolto. Se non interviene immediatamente la polizia oppure i carabinieri, comunque visto che siamo oramai tutti quanti dotati di smartphone, è consigliabile sempre fotografare l'evento e la zona in cui è avvenuto il danno e quindi l'autovettura danneggiata e fotografarlo, video registrarlo e poi se ci sono anche dei testimoni prendere immediatamente i nominativi, i contatti telefonici affinché noi riusciamo poi nel nostro intento di provare che c'è un nesso causale tra il danno e l'evento. Ovvero che quell'evento è stato causato effettivamente da quell'insidia. Ovviamente non è così automatico e pacifico il riconoscimento di un eventuale risarcimento. Il risarcimento può essere visto sia per il pagamento di tutte le spese necessarie per la riparazione dell'autoveicolo oppure tutte le spese necessarie dovute... Quindi la messa in sicurezza dell'autoveicolo. E quindi insomma tutti quelli che sono i costi che poi siamo chiamati ad affrontare in seguito poi a questi eventi dannosi. Siccome c'è una giurisprudenza appunto non pacifica, ovviamente la nostra accortezza sta proprio nel verificare
in maniera chiara e nel documentare in maniera certa il fatto che quel danno è stato provocato dalla presenza di quell'insidia. Non è pacifica non perché non v'è il riconoscimento in automatico della responsabilità della pubblica amministrazione, e questo ex articolo 2051 come accennavo in precedenza, ma perché la pubblica amministrazione, perché comunque la giurisprudenza che si è venuta a formare riconosce il diritto al risarcimento qualora un automobilista o un pedone, un ciclista, un motociclista siano incappati nell'evento perché non hanno chiaramente guidato ad esempio con prudenza, non hanno fatto caso alla grandezza della buca e quindi si sono distratti nella guida del proprio autoveicolo. È importante quindi capire che la giurisprudenza non è univoca e non è per riconoscere in maniera automatica il danno. Sì, esiste una responsabilità da parte della pubblica amministrazione o del gestore delle strade, però questa responsabilità appunto va temperata secondo un eventuale criterio di prudenza che deve avere comunque il soggetto coinvolto nell'evento. Ad esempio c'è giurisprudenza che ha dichiarato che non si ha diritto al riconoscimento del risarcimento del danno qualora il percorso stradale oggetto di dell'evento dannoso è un percorso che l'automobilista faceva frequentemente, quindi era consapevole che comunque la strada era dissestata. Oppure la presenza di una buca al centro della strada. Quindi l'avrebbe potuto prevedere questo danno. Sì, ed evitare. Ed evitare. Quindi quello che si deve necessariamente dimostrare per ottenere la richiesta di un risarcimento danno è che l'evento era imprevedibile. Grazie avvocata per queste pillole di saggezza che veramente sono importanti per noi cittadini, visto che abbiamo purtroppo tanti dissesti, tanti problemi per quanto riguardano le nostre strade. Se avete dei quesiti da porre per quanto riguarda questo argomento potete scrivere a pgiuridiche@gmail.com. Quindi grazie ancora di cuore e alla prossima con pillole giuridiche. Grazie a lei, Kim.